Recupero dell'estremo palmisano, si gioca l'up and under palmisano, disturbato al momento di raccogliere il pallone. Subito ingenuità interviene. Da parte di Manghi, che va a ostruire la corsa di palmisano e viene sanzionato da Damasco. Questo calcio piazzato, la distanza come abbiamo ricordato è ragguardevole, la potenza c'è e anche la mira. 3-0 per l'Aquila di Cicco. Il tentativo del flanker d'Aquilano, ancora Callori di Vignale, quindi Matteo Falsaperla a largo, l'Aquila cerca spazio per muovere la cavalleria, si ricompatta però il crociato. Vantaggio, non rotola via dal punto di incontro Violi, e ancora Violi, la carica, sì, la palla ancora di Milani che va oltre. Ecco qui l'arbitro torna sul punto e concede. Nando Capra parte Paolucci per la trasformazione, il calcio è profondo e c'è buono. Anche una ottima mira, 6-0 per Marco Manghi, il tallonatore del Crociati. Molto lungo, buono il recupero, buona anche la trasmissione, buona l'azione del Crociati, fermato al momento di entrare Luca Carritiello, l'ala parmense. Ancora vivo il pallone per la squadra di casa, c'è il sostegno sempre molto vicino, ondate successive della squadra gialloblu che poi va al calcetto per Mandelli. Attenzione perché c'è la meta per i Crociati. Battezza male Paolucci, pallone, se non si fa sorprendere, si fa sorprendere dal rimbalzo, era in netto vantaggio, non anticipa pensando di poter controllare il rimbalzo. Invece il pallone da rugby è quello che è e va dove vuole lui. E sono rapidi Mandelli e il compagno di squadra a andare sul pallone. Vediamo, dovrebbe essere Nahur a realizzare. Sì, esattamente. Nahur, giocatore ragazzo nato in Marocco ma italiano a tutti gli effetti, schiaccia in Bassi, tocco, via! Prende bene il tempo l'Aquila. Sì. E a calcio, va a terra la mischia. È andato appunto a redarguire anche Milani. Ancora il tentativo e ancora è felice il calcio di Paolucci. E Callori andrà già un a paio di volte a liberarsi, a calciare velocemente il pallone. Il recupero buono per il Crociati, guadagna numerosi metri a menta. Una volta lui, buona l'iniziativa della seconda linea. C'è anche superiorità a largo, sì. C'è la possibilità per il centro del Crociati e si tratta di Kestol, meta per il Crociati, il 22esimo. Ma qua ci sono due ingenuità, la prima quella di Robinson che calcia la calcio di punizione sotto la rimessa laterale e qui lo stesso Robinson che è sua menta, manca clamorosamente il placaggio sull'uomo che riceve la palla da calcio e apre la possibilità ai Crociati poi di concludere in meta. Ecco qui la gran meta di Steven David Kestol, 24 della seconda linea del numero 8 per i break decisivi lungo il... Attenzione questa volta la touche di Subrizzi rubata dal Crociati Parma. E calcio contro, possibilità possibilità per i Crociati di andare per i pali. No, vediamo. Più importante per i calciatori. Però dovrebbe essere più abituato degli avversari giocando in casa. Naturalmente, conoscendo più. Esatto. Meglio degli altri questo campo. Il calcio è profondo e azzecca anche la posizione tra i pali, il calcio tra i pali è 13-9, si chiude così il primo tempo fra gli applausi del pubblico di casa, l'Aquila che è la partita, Robinson lì bloccato lì, Callori di Vignale, guarda dall'altra parte c'è un in avanti, c'era anche di Cicco. Sì, ma era uscito dalla linea per andare a intercettare uomo e palla. E quindi il vantaggio della mischia. Robinson lì, se lo vedi, sembra che debba distruggere il campo ogni volta che fa un passo, è gigantesco. Sì. Grosso e veloce. Anche questa... Tocco! Via! Introduzione di Santavica mentre Miglioratti ci regala questa suggestiva inquadratura dal basso. Attenzione che ruba palla ai Crociati. Ancora in avanzamento. Quasi ai 5 metri, azione molto combattuta. C'è il vantaggio ora per un fuorigioco aquilano, sì. I Crociati hanno bisogno della meta. Così come l'Aquila ha bisogno di non incassarla. Assolutamente. Per tenere vive le sue speranze. Grande spinta dunque della squadra di casa che ricordiamo ha vinto la partita prima di arrivare qui, un paio di gare. Ancora avanzamento, vicinissimi adesso i Crociati alla segnatura. Si torna sul calcio precedente. Ha vinto le ultime due partite contro il Reggio Emilia e Fallo. Mentre c'è una forte protesta, abbiamo sentito, del numero 23 dei Crociati, Pedrazzani. Una meta e una trasformazione.
Basterebbe la meta. Basterebbe la meta, esatto, perché si porterebbero a 18 più 9 punti. Tenuto alto giocatore dei Crociati. Filtra il giocatore aquilano, la posizione corretta. Si difende corretta. Disperatamente mentre Crociati anche... Ma adesso avanzano i Crociati. Mandelli cercano l'ultima disperata spinta per realizzare la meta che chiuderebbe ogni discorso. Palla a terra a disposizione dei Crociati. Da giocare lì, hanno provato dalla chiusa, niente da fare, si è ricompattato l'Aquila. Palla ancora buona per i Crociati, restano lì ai 5 metri, sembra insuperabile la Maginò aquilana. Bisogna muovere il pallone da lì in questo per i Crociati, certo, se vogliono andare oltre. Sì, cercare di andare dare a dare un po' di dinamismo e poi muovere il pallone e magari cercare di puntare su Kassel e la fisicità dei centri dei Crociati. Invece stanno cercando di guadagnare centimetro su centimetro. Si salva l'Aquila. 13-9, ancora un rubata paio di minuti scarsi. Attenzione che i Crociati rubano anche questa touche e poi provano a rimpostare una nuova azione. Tornati sul punto di battuta della Mandelli. Mandelli li tiene lì. Bravissimo Mandelli. Li tiene lì, aspetta il sostegno, rende disponibile il pallone. Buono. E ancora, eccola qua la ancora possibilità bene per i Crociati. Largo per i Crociati. Rientrano all'interno. È ancora vivo vantaggio. Il pallone. Avanti. Vediamo se c'è ancora tempo. Avanti. Ferma! Avanti. Finita la partita. Man of the match per noi è Mandelli. A questo punto? Ma nessuno festeggia. A un punto perché lo scarto è inferiore ai 7 punti di in cui eccoli tutto qua, a metà da campo rifare. Abbracciati Mandelli e Zaffiri. A fine partita.